Diciamolo chiaramente, ormai tutti noi eravamo concentrati sul duello Hamilton-Alonso che avrebbe dovuto infuocare il finale di stagione. Lo spagnolo e la sua Ferrari lì davanti a far da lepre e il caraibico a rincorrere forte di una McLaren che sembrava davvero imprendibile. Peccato che un po' tutti ci si era dimenticati del terzo incomodo, e cioè di Sebastian Vettel e della sua Red Bull. Una dimenticanza che sembrava suffragata dalla logica. D'altronde, ancora in quel di Monza, la Red Bull del tedeschino arrancava, senza velocità di punta e con i problemi all'alternatore che l'hanno costretto al ritiro. Poi, a Singapore, un deciso miglioramento si era già visto. Ma la McLaren sembrava ancora lontana e solo il ritiro di Hamilton aveva spianato la strada al successo di Vettel. In Giappone, però, è arrivata la definitiva resurrezione, con una gara, quella di Suzuka, dominata dall'inizio alla fine. Un'evoluzione, quella della Red Bull, che può spiegarsi semplicemente come un miglior adattamento a circuiti radicalmente diversi? Forse, ma in realtà pare che la spiegazione sia un'altra. La trovata, opera ovviamente del solito Adrian Newey, sta nel sistema di doppio DRS messo a punto e impiegato, a quanto pare, già nella vittoriosa trasferta di Singapore. In pratica si tratta di un buco in ciascuna paratia dell'alettone posteriore attivato dal flap principale quando il DRS è azionato. Buco che canalizza il flusso d'aria attraverso le paratie e alimenta la sezione centrale di 15 cm del diffusore al fondo del supporto dell'ala. Una soluzione che sembra davvero aver messo le ali alla monoposto austriaca, aiutandola molto in termini di velocità di punta, il vero punto debole finora della RB8. Ancora una volta, insomma, l'ingegno dell'inglese sfrutta le pieghe del regolamento per ottimizzare l'efficienza aerodinamica della monoposto. Lui stesso, d'altronde, ammette che la RB8 dal lancio a oggi è molto migliorata nel tempo sul giro. Questa è una domanda difficile. Quanto è più veloce la vettura ora? Beh, prima di tutto abbiamo dovuto risolvere il problema della proiezione degli scarichi soffiati, e non solo per la loro posizione ma anche per la mappatura del motore. Questo ha cambiato molto la macchina durante l'inverno e abbiamo perso molte delle nostre performance. Quindi sono cambiate anche le nostre posizioni al traguardo, perché negli ultimi due anni eravamo stati al top. Quindi nello sviluppo ci siamo concentrati soprattutto nello ristabilizzare la vettura dopo che avevamo perso gli scarichi soffiati. Comunque credo che ora la vettura sia più veloce di almeno mezzo secondo, forse anche un secondo rispetto all'inverno, anche se è difficile da dirsi. Perché senza fare delle simulazioni con la vecchia configurazione è davvero molto difficile essere precisi su questo tema. Malgrado le restrizioni regolamentari, sembra che il genio inglese riesca sempre a trovare il modo di avvantaggiarsi sulla concorrenza, e questo malgrado l'impossibilità di provare le novità con dei test in pista. I team comunque utilizzano diverse strategie per aggirare questo problema, anche se evidentemente non tutti con gli stessi risultati. Beh, se si torna indietro e si guarda i tempi in cui i test erano permessi, la differenza principale è che ora usiamo molte più simulazioni. Cose come simulazioni elettroniche del circuito, oppure il nostro simulatore dove il pilota può provare la pista con le nuove configurazioni. E poi naturalmente è molto importante la galleria del vento, sperando che dia sempre dei responsi corretti. Perché se in qualche occasione facciamo degli errori, ora non siamo più in grado di accorgercene subito, in quanto non si possono più fare i test come nel passato. E per il resto usiamo molto le prove del venerdì per fare dei test. E ormai tutti i team hanno introdotto una squadra test per provare le novità al venerdì. E in questo modo vedere se funzionano come ci si aspetta o no. Quindi dobbiamo gestire queste opportunità che ci sono date durante i weekend di gare, anche se per capire se una novità funziona o no magari ci vogliono 2 o 3 weekend di gare. Ma intanto lo sviluppo deve andare avanti. Cercare sempre più performance, ma cercare anche un bilanciamento con l'affidabilità. Perché non arrivare al traguardo costa molti punti. E quindi a volte devi fare dei compromessi e rinunciare a delle performance per essere sicuro di avere una vettura affidabile. E questa è una delle nostre sfide. In ottica campionato, se alla Red Bull ora e alla McLaren durante l'estate le novità tecniche hanno decisamente migliorato le monoposto, lo stesso non si può dire per la Ferrari, se è vero che Alonso si è lamentato di avere in pratica la stessa macchina, senza novità significative, da 6 gare. D'altronde ormai mancano davvero pochi gran premi alla fine del campionato. Gli sforzi si concentrano anche sulle vetture del prossimo anno,
E le gare oltreoceano non favoriscono certo l'arrivo di nuovi upgrade tecnici. I team che ora stanno battagliando per il campionato probabilmente sono già concentrati sulla vettura del prossimo anno. Ed è una fase che conosciamo molto bene, quella del dover disegnare la vettura dell'anno successivo e contemporaneamente sviluppare la vettura odierna. E in tutto questo, naturalmente, le gare oltreoceano creano ulteriori problemi logistici. Questo perché è piuttosto difficoltoso mandare velocemente delle parti dalla nostra sede in Europa fino al circuito. Ed è questa la differenza principale. In India, in particolare, è molto difficile importare dei pezzi da fuori del paese. Quindi, di sicuro, avremo molte più novità in Corea di quelle che avremo in India. Insomma, ci dobbiamo aspettare qualche altra novità vincente dal tecnico inglese? A Maranello e non solo, si spera proprio di no, anche perché le cose sembrano già abbastanza difficili così. Di fatto, il trend favorevole iniziato da Vettel a Singapore, a meno di ulteriori ribaltoni, sembra poterlo condurre dritto al terzo titolo mondiale consecutivo. Eppure la storia di questo 2012 ci ha insegnato una cosa. Come diceva Trapattoni, mai dire gatto se non lo hai nel sacco.